l'anima e lo spirito. Ci sono diverse persone che pensano che siano la stessa cosa, ma in realtà non è così. Anche se comunque le due cose coesistono, perché fanno parte sempre del nostro essere. Vedete, la nostra anima è quella cosa che ci consente di muoverci, di, insomma, camminare, parlare, eccetera, eccetera. Insomma, quella cosa che alimenta un po' i nostri muscoli. Chi ne ha di più, chi ne ha di meno, ma comunque sia, la nostra anima è la fonte di energia che ci consente di muoverci. Lo spirito, invece, è quella cosa che è più legata al fattore personalità. Lo spirito dipende esclusivamente dalla personalità di un individuo. Più forte è la personalità dell'individuo, più ci sono probabilità che quella persona diventi uno spirito una volta morta. Cioè, della serie, la personalità di un individuo, se ha una certa marcatura, ecco, il suo spirito lascia un'impronta in questo mondo al punto tale che magari, anche se la persona è passata miglior vita, qualcuno potrebbe ancora vederlo da qualche parte. Ecco, quello è quello che si può considerare lo spirito di una persona. Mentre invece l'anima è la fonte di energia. E l'anima sta ovunque, cioè ogni cosa di questo pianeta possiede comunque un'anima. Le cose più piccole, le cose più grandi, non importa, ma tutto ha un'anima. Lo spirito è diverso, cioè non tutto ha uno spirito. Le uniche cose che possono possedere uno spirito sono quelle cose che, come noi, possono avere una personalità, cioè che possono in qualche modo interagire, che possono mostrare, non lo so, insomma, che possono in qualche modo farsi sentire, ok? Cioè, mi spiego, ogni cosa qui ha un'anima, però non significa che, per esempio, quel sasso lì giù possa avere uno spirito, perché comunque quel sasso non potrà mai dirmi ciao, come stai, capite? Può soltanto avere una fonte di energia, anche un sasso, che ci crediate o no, una fonte di energia che comunque sia è uguale stessa all'anima degli esseri umani o degli animali o delle piante, che comunque sia quella fonte di energia si pervade nell'aria. Noi non possiamo vederla, ma c'è. Provate a pensare alle persone, non so, a quelle persone che vivono anche oltre i 100 anni. Mi spiego? Ecco, molti si sono chiesti come mai ci sono riusciti. Alcune persone dicono, avranno seguito una certa dieta, altri avranno detto, avranno avuto culo, altri ancora hanno pensato che comunque sia per via di medicinali speciali, insomma, hanno provato a pensarle tutte, tante ipotesi. Ma la verità è che tutti noi, quando veniamo al mondo, abbiamo un'anima che, rispetto all'altra, ha più energia. C'è chi ne ha di più e chi ne ha di meno. Della serie, è come se ognuno di noi avesse una batteria che ha una durata differente rispetto all'altra. E ci sono persone che sanno usare bene la loro energia, non facendo minchiate, cazzate varie, trattando male il proprio corpo per farlo poi morire prematuramente. E ci sono persone che trattano bene il loro corpo, o magari in certi casi magari sono molto fortunate, perché magari, non lo so, non si beccano mai un raffreddore, non si beccano mai nessun tipo di malattia. I casi ci sono. E comunque muoiono soltanto quando la fonte della loro energia esaurisce. Per dirvi un'altra cosa riguardante l'anima, ecco, quando noi ci nutriamo, quando noi mangiamo, beviamo, ecco, noi nutriamo principalmente la nostra anima. Per esempio, gli alimenti che noi mangiamo hanno una percentuale di anima. Riderete, ma è così. Provate a pensare quando una persona non mangia per giorni,
e comincia a sentire il corpo che si indebolisce, è perché la nostra anima ne risente se noi non nutriamo il nostro corpo, perché quando nutriamo il corpo nutriamo anche l'anima. Ora io vi faccio capire, questo cioccolatino per esempio, che ci crediate o no, ha una percentuale di anima. Io lo mangio e mentre nutro il mio corpo nutro anche la mia anima. Parlando per esempio invece di bere, per esempio quando noi beviamo il risultato è lo stesso, anzi l'acqua è la cosa più importante, perché una persona può resistere molto di più senza mangiare ma non senza bere, perché la percentuale più alta di anima risiede proprio nei liquidi, ovvero nell'acqua. L'acqua è la fonte della vita e senza acqua il nostro mondo morirebbe. Per concludere vi posso solo dire, ragazzi, se volete vivere a lungo trattatevi bene, se vi piace vivere pericolosamente accettatene i rischi. Un saluto a tutti da Charles Lirey e al prossimo video.